Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi il terzo giorno, risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. O Dio, vieni a salvarci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito come Santo. era nel principio, nel sempre, nei secoli dei secoli. Santo Rosario della Beata Vergine Maria. Misteri dolorosi. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Contempliamo Gesù nel suo grande combattimento spirituale di queste 3 ore di agonia nel Getsemani. È un piccolo oceano di misteri come tutti quelli riguardanti la vita di Gesù, ma specialmente in questo tempo credo che sia bene meditare su alcuni punti molto importanti. Numero 1, Gesù è arrivato, sa che l'ora è giunta e affronta il grande combattimento preventivo, che è il combattimento della preghiera, il combattimento della preghiera, la vittoria sulle tentazioni. Non possiamo noi assolutamente affrontare le prove, le croci della vita, se la nostra vita di preghiera non è intensa, è impossibile, proprio impossibile. Se Gesù, il nostro Maestro, il nostro Signore, ha voluto darci un tale esempio, 3 ore, ecco perché le veglie che facciamo il sabato sera, insomma, cercano di arrivare alle 3 ore, quelle brevi, insomma, proprio ricordo di queste 3 ore di intensa preghiera di Gesù, dolorosa. Se la nostra preghiera non è autentica, intensa, costante, profonda, non è proprio possibile reggere alle prove e agli urti della vita. E in questi tempi dolorosi e difficili, meno che mai. Questo dobbiamo tenerlo presente. La seconda cosa, e qui faccio riferimento a scritti di Maria Valtorta e a tante informazioni che mi sono pervenute, adesso non è certamente questa la sede di mettersi a fare citazioni, anche perché non sarei in grado di essere preciso, però diciamo che una certa tradizione spirituale ci ricorda le grandi tentazioni che Gesù ha dovuto superare in Getsemani, che sono le tentazioni nostre. La prima, ecco, la più grande, ma non si sa nemmeno se era la più grande, insomma. L'inutilità per molti del suo sacrificio. Non serve a niente. Per molti questa fatica immane andrà sprecata. È una grande tentazione. Poi c'è la seconda. Alcuni proprio non se lo proprio meritano. Ecco, il tradimento di Giuda, la consapevolezza del tradimento di Giuda e in Giuda le cose che fanno più male al cuore di Gesù, il
il tradimento dei suoi più vicini, di quelli che più dovrebbero amarlo. E poi, non ultimo, il dover dare dolore alle persone amate. Quindi il fatto che lui sapeva che doveva essere presente al suo sacrificio, sua madre, per offrire un unico sacrificio col suo. E lui doveva essere la causa del suo dolore senza poterla sollevare. Ci sono state tre cose veramente, veramente terribili. Dagli scritti di Luisa sappiamo che la frase di Gesù, Padre, se possibile allontana da me questo calice, non dipese, ecco, tanto da umana debolezza, perché la forza del suo amore andava molto al di là. Lui avrebbe sofferto, se fosse stato possibile, anche molto di più di quello che ha sofferto, ma dal fatto che per lui era tremendo, ecco, vedere le anime, cioè, Padre, allontana da me questo calice, che le anime non vivano nel tuo volere e che quindi siano eternamente destinate ad essere separate da me. Quindi, terribile anche questa cosa. Ecco, noi dobbiamo ricordare queste, perché questi pensieri, il diavolo è tremendo, eh? Ognuno di noi ha il suo tallone d'Achille, ecco, poi se Dio vuole, che se faremo la seconda lettura spirituale, spero di sì, avremo modo di pensarci. E preghiera, perché senza la preghiera non soltanto non si può superare la prova, ma non si superano nemmeno le tentazioni preventive, cioè la prova nemmeno si affronta, si perde prima ancora di aver imbracciato le armi. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione, perché già chi prega è tentato, d'accordo? Perché lo è stato anche Gesù, lo è stato nel deserto all'inizio della sua passione, lo è stato alla fine. L'evangelista, credo Matteo, le tentazioni lo riportano Matteo e Luca, dice, o forse Luca, no, Luca riporta questo particolare, dice, il diavolo se ne andò quando fu vinto dal deserto di Gesù, per ritornare al momento fissato. Tre le tentazioni nel deserto e tre le tentazioni nel Getsemani, terribili. E quindi tutti quanti noi saremo tentati. E bisogna fare attenzione a non fare naufragio nella fede, come dice San Paolo. E per farlo bisogna pregare. Pater noster qui es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria Patri et Filio e Spiritui Sancto. O Gesù, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igni inferni, deduc in celum omnes animas praeserti millas quae maxime, indigente misericordia tua. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù alla colonna. Ecco, contempliamo questo mistero ricordando un'altra cosa molto importante, che questo mistero in particolare ci ricorda, anche se in una forma molto, molto forte. Quando si prospettano, ecco, momenti dolorosi, prove, passaggi difficili, e non c'è bisogno, insomma, di esternare, specificare, insomma, dicendo cose concrete relative alla situazione dolorosa che stiamo vivendo in questa fase storica. La Madonna, in tantissime circostanze, oltre che la preghiera, ha chiesto, chiede sacrifici e riparazioni. La flagellazione di Gesù ha ispirato, ecco, tanti santi nel corso della storia della Chiesa che, come chi abbia letto anche poche cose, insomma, ha potuto constatare, hanno eroicamente, insomma, ripetuto in forma anche abbastanza cruenta, alcuni di essi, insomma, questi gesti estremi di offerta di Gesù. Evidentemente questi gesti che non possono e non devono essere considerati malamente, come purtroppo da qualche parte in questi tempi accade, ma che al tempo stesso, ecco, prima di metterli in atto, ecco, occorre discernimento, equilibrio mentale, maturità interiore, rettitudine di intenzione, discrezione, tante altre cose. In ogni caso, l'importanza dell'offerta, del sacrificio e della riparazione è fondamentale, perché dinanzi a tante situazioni noi non abbiamo potere di incidere direttamente, non possiamo farci niente. Possiamo però con la preghiera invocare l'aiuto di Dio e con la riparazione anche nel nostro piccolo, ecco, e togliere, diciamo così, tutto ciò che causa la prova e la croce. Perché Gesù è morto in croce? Gesù è morto in croce a causa dei peccati degli uomini. Quando arrivano prove e croci, la causa remota sempre sono i peccati degli uomini, sempre. E si attenuano le croci, questo ce lo insegna la vita di tutti i santi, nella misura in cui qualcuno abbraccia volontariamente il sacrificio, la penitenza, la riparazione, l'espiazione, la rinuncia, compiendo dei gesti certamente, quando non sono eroici, sono certamente nobili, costosi, ecco, perché insomma Gesù la tempesta di colpi della flagellazione non si stava divertendo assolutamente. Non è divertente offrire sacrifici né fare penitenza né riparare. Ci vuole coraggio, ecco. Contemplare Gesù crocifisso e flagellato, ecco, ce lo deve far venire un pochino di coraggio. Ma è importantissimo, sia come preparazione personale, diciamo come esercizio personale di ascesi, di allenamento e quindi anche di
dilatazione del cuore nell'accoglienza anche del mistero della croce, ma anche appunto come grande contributo che si può dare ad una attenuazione, ecco, delle recrudescenze del male nella vita, nella storia, nella Chiesa, dovunque esso si annidi. Quindi, contemplando questo mistero, chiediamo al Signore la grazia di essere generosi anche nel nostro piccolo, ecco, nell'offerta e nel sacrificio. Padre nostro che sei in cielo, santificato il nome tuo, avvenga il tuo via tua volontà, tua secondo in cielo e in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, Filio e Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Gesù, dimitte nobis debita nostra, libera nossa vigne inferni, deduc in celum omnes animas, preserti millas que maxime, indigent misericordia tua. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. Ecco, bene contemplare, seguendo un po' l'onda di queste meditazioni di questa sera, tenere sempre questo sguardo un po' su come la passione di Gesù ci aiuta ad affrontare le prove e tribolazioni della vita. La testa coronata di spine, tra i tantissimi significati che ha un dolore atroce, è anche proprio espressione di una cosa per noi molto dolorosa, un'altra grande offerta da fare al Signore quando arrivano le croci, la rinuncia a capire. Noi vorremmo capire perché, non solo vorremmo capire perché, vorremmo anche sapere tante cose, vorremmo sapere quali prove ci attendono, vorremmo sapere quanto tempo dureranno.
nel momento storico in cui cadono queste meditazioni, speriamo che, ecco, presto quello che sto dicendo possa essere archiviato, no? Ma tutti si chiedono quando saremo scarcerati dalla pandemia. Ecco. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Quando Dio vuole, è la risposta esatta. Perché questa cosa? Perché Dio l'ha permessa, è la risposta esatta. Troppo il nostro ego, e molte volte occorre anche confessare la nostra superbia, e non si accontenta di queste risposte, purtroppo. E si stanca la nostra mente ad andare a cercare risposte, risposte, risposte possibili, vere, presunte, a volte astruse, a volte campate in aria o fare previsioni o cose del genere. Dobbiamo contemplare Gesù coronato di spine, che non soltanto ripara tutti quanti i peccati di pensiero, ma ci insegna a crocifiggere i nostri pensieri, che è una delle operazioni più difficili che si possa fare, e però è anche al tempo stesso una delle più necessarie. Quindi chiediamo, contemplando il sacro capo di Gesù, ecco, avvolto da questo fascio di spine, un dolore assolutamente inimmaginabile, ecco, che ci aiuti a fermare i pensieri, perché purtroppo è dal pensiero che cominciano tutti quanti i nostri guai. E se noi non facciamo attenzione e vigiliamo sui pensieri, non impariamo proprio a mortificare i pensieri, a fermarli, a stopparli quando cominciano ad essere malsani, quindi quando vanno ad indagare su cose che non si devono indagare, perché sono appunto divini misteri, dinanzi ai quali il Signore ci chiede fiducia e abbandono e basta. Ecco, dobbiamo avere la grazia e la forza di fermarli, di mettere un bel fascio di spine sulla terra, sulla testa, evidentemente metaforico, e andare avanti con fiducia e abbandono. Pater noster qui es in cielis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationibus et libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria Patri et Filio e Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in celum omnes animas, preserti millasque maxime indigent misericordia tua. Nel quarto mistero doloroso contempliamo la salita di Gesù al Calvario, sotto il pesante peso della croce. Questo mistero, ecco, possiamo, contemplando Gesù che porta sulle spalle questa gigantesca e pesantissima croce. Qualcuno parla di 100 kg di peso, una cosa veramente impressionante se questo numero davvero fosse reale. 100 kg sono due sacchi di cemento armato da 50, insomma, portati in una condizione di estrema spossatezza già fisica, perdite di sangue, febbre già altissima, insomma, fame e sete indicibili. Non possiamo immaginare, insomma, per un cammino che non era lunghissimo, ma era comunque impervio, in salita, in mezzo a folle, bestemmianti, urlanti, insultanti. Maria Valtorta, quando racconta la Via Crucis, dice di tutto, insomma, gente che usciva dalla folla, bastonava Gesù, calci, pugni, chi gli gettava addosso ortaggi, frutta marcia e pare, se non ricordo male, anche qualche altra cosa, insomma, che qui basta, come dire, ecco, sforzare la fantasia per in negativo, insomma, quindi comprendere fino a che punto può arrivare la cattiveria umana, la crudeltà, anche la viltà, insomma, di andare a infierire sull'inerme per antonomasia. Quindi anche qui contemplare la Via Crucis, ecco, quella che questo è il quarto mistero doloroso, si dice anche nel nostro parlare, cioè, questa è una Via Crucis, quindi è qualche cosa di dolorosissimo, ecco, di pesante. La croce era pesante. Ecco, e Gesù poi, sappiamo, sono le cadute, no? Anche qui dobbiamo vedere il cammino di Gesù in parallelo col nostro cammino. Quindi ci sono alcune prove nella vita che sono dolorose, che sono pesanti, che sembrano devastanti, che sembrano insostenibili, che sembra che non ce la facciamo. Ci viene da dire non ce la faccio più. Tutto normale, quindi tutto, come dire, tutto secondo il copione, tutto secondo il protocollo. Ecco, Gesù ha avuto alcune forze. Ecco, primo, più grande, la prima cosa che vediamo nella Via Crucis è l'incontro con la Madonna. Da un lato un immenso dolore, ma dall'altro anche una forza immensa dall'incontro con lei. Quindi la Madonna, San Luigi Monforte la chiama la grande mitigatrice delle croci, colei che ci dà la forza. Ecco perché è così importante il rosario, la preghiera mariana, oltre che per tante altre cose, ma perché dobbiamo da qualche parte andarla a prendere questa benedetta forza, perché altrimenti soccombiamo. Gesù è stato confortato anche dal gesto della Veronica. Sono quelle persone
amiche che a volte il Signore permette, generalmente lo fa, insomma, ecco, che ti fanno qualche cosa di bello, che ti incoraggiano, ti sostengono, ti spingono ad andare avanti. E ci sono anche queste cose. E poi ci sono le pie donne che piangono, quindi coloro che ci fanno sentire la solidarietà, la vicinanza, ecco, la presenza. Quando stiamo soffrendo, a volte nessuno ci può togliere la sofferenza, però, e questo siamo felici quando qualcuno lo fa con noi, ed è opera di grande misericordia farlo noi con gli altri, no? Dice San Paolo, piangete con quelli che sono nel pianto, quindi compassionare. Noi cerchiamo la compassione. Ha avuto anche il Cireneo, Gesù, no? Quindi, anche se sappiamo dai Vangeli, prima ancora che dai racconti dei mistici, che all'inizio l'ha fatto un po' per forza, quindi qualcuno che ci dà una mano, qualche angioletto, il Signore può essere che ce lo manda, diciamo così, no? A condividere un po', piccola parte, insomma, del peso della croce. Quindi bisogna focalizzare bene anche questo mistero, no? Quindi, da un lato la sua tragicità. La prova è prova, la prova può essere tremenda, la prova può essere lunga, può essere dolorosa, può essere apparentemente insostenibile, però gli aiuti non mancano da parte del Signore, mai. Nessuno è tentato al di sopra delle proprie forze, nessuno riceve una croce più grande di quella che le spalle possono portare. Questo non dobbiamo dimenticarlo mai. Perché anche questo, ecco, lo contempliamo appunto nel quarto mistero del Santo Rosario. Padre nostro, qui si cede, santificato il nome tuo, avvenga il regno tuo, fia tua volontà, sposi tu in cielo e in terra. Pane nostro, un quotidiano, da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Tuus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Amen. Maria, grazia plena, Dominus tecum, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Amen. Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Amen. Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Amen. Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Amen. Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, deduc in celum omnes animas. Preserti millas, quae maxime indigent misericordia tua. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte in croce di Gesù e la morte mistica di Maria. Ecco, qui un po' il canto che abbiamo ascoltato ci introduce un po' a questa meditazione, perché ci sono delle prove nella vita che sono particolarmente dolorose. A volte la prova più grande non è soffrire noi, ma è vedere soffrire chi amiamo e non poterci fare nulla. Non soltanto non poterci fare nulla perché non abbiamo la possibilità, ma non poterci fare nulla perché Dio non vuole che ci facciamo nulla. Anzi, Dio vuole che gli offriamo e che soffriamo quel dolore inaudito del vedere soffrire ciò, oppure colui, o colei, o coloro che immensamente amiamo. Questo fu il dolore estremo, ecco, quello che costò la vita del cuore alla Madonna. La Madonna sul Calvario ha vissuto, tutti lo hanno insegnato, la morte mistica. Per lei non fu nulla più come prima. La sua vita fino al Giovedì Santo, fino alle 4 del Giovedì Santo, facciamo così, che insomma, nostro Signore, le ore della Passione di Cristo danno questa ora, insomma, le 5 veramente, la prima ora, non ricordo, le 6, insomma, adesso, le 5, mi sembra, vabbè. Dalle 4 alle 5 del pomeriggio, la prima ora è proprio le 4, sì. Quindi, fino a quel momento lì, era una donna, ecco, una grandissima donna, unica, ma quello che è diventato dopo era, se fosse possibile, ancora oltre. Lei lo ha rivelato, cioè lì si è consumato proprio tutto. Non c'è rimasta proprio neanche una fibra viva in lei. Chi ha vissuto questo capisce, insomma, no? Certamente. E attenzione, se la Madonna avesse potuto, e se questa fosse stata la volontà di Dio, avrebbe 100 miliardi di volte preferito, insomma, soffrire tutto quello che avesse che soffrire il figlio, e anche di più, pur di non vedere soffrire lui. Però per lei il sacrificio richiesto dalla Divina Volontà era proprio questo. Per Gesù c'era questo oppure quell'altro, perché Gesù è morto tra atroci dolori, ma una delle sofferenze più grandi fu vedere la mamma sotto la croce. Maria Valtorta ci dice, tra i tanti particolari stupendi, insomma, che quest'opera dà, che il grande grido, ecco, di cui parlano i Vangeli, e che gli è uscito proprio alla fine, era l'inizio della parola mamma. In ebraico mamma si dice Emma, quindi probabilmente a Emma gli si è troncato poi il grido, stroncato appunto dall'arrivo della morte, no? Come per tirare fuori, non prima, perché altrimenti la Madonna sarebbe morta di dolore ancora di più di quanto già stava morendo, ma non prima, ecco, proprio quando l'incalzare della morte, come dire, gliel'ha fatto uscire, insomma, ecco, perché voleva trattenerlo, ma tra i dolori più grandi c'era proprio questo, insomma, no? Quindi, ecco, chi ha conosciuto qualche cosa che assomiglia a queste forme di dolore,
sa quanto sono grandi, no? Chi conosce gli scritti di Luisa di Carreta sa tutto quanto che lei racconta, dice il mio solito stato, Gesù non torna, Gesù non viene, no? Durante le meditazioni innumerevoli che abbiamo fatto, noi non ci possiamo rendere perfettamente conto, insomma, no? Ma cioè, noi siamo nel mese di novembre, no? Grande carità, ricordiamo al termine di questo rosario, pregare per i defunti, perché noi non ci rendiamo conto delle sofferenze che, immani che loro vivono, cioè sono anime sante, sono però. Tra le pene, tra la pena del danno e le pene dei sensi, insomma, che comunque ci sono in purgatorio, le pene dei sensi sono grandissime, ma i maestri di spirito, insomma, i grandi teologi, dicono che la pena più grande è la pena del danno, cioè non poter ancora godere di quel Dio che in un attimo, a giudizio particolare, diversamente da noi che. Per noi Dio è fondamentalmente uno sconosciuto, noi non sappiamo cosa ci perdiamo a non poterlo godere attualmente, insomma, no? Perché altrimenti non camperemo più, staremo dalla mattina alla sera ad invocare su di noi la morte, ma non perché siamo matti o masochisti, insomma, no? Perché non resisteremmo a procrastinare troppo nel tempo la pienezza della gioia, ma questo è la condizione normale di noi cristiani. Non siamo così perché non ce ne rendiamo conto, ma le anime purganti se ne rendono conto e come molto più, credo, questo è il mio pensiero personale, di quanto se ne può rendere conto chi anche vede Gesù o vede la Madonna o ha un'esperienza mistica di Dio in questa vita. Quindi è grandissimo dolore, no? Quindi è. I dolori spirituali sono in realtà più grandi di quelli materiali. Ecco, la passione di Gesù è certamente tremenda. Ma i dolori del cuore sono più grandi, ecco, di quelli del corpo. Quindi al termine di questo rosario, ecco, teniamo nel cuore veramente, no? Le sofferenze grandi, ecco, delle nostre care anime del purgatorio. E se possiamo, diamogli una mano, insomma, ecco, perché aiutare chiunque, ecco, a portare la croce, ecco, per le anime purganti, la purificazione, la loro ultima grande croce, ecco, sollevare loro è opera di grandissima misericordia e carità. Come dissero le anime del Purgatorio a Santa Margherita Maria la Cocca, che con tutte le penitenze che faceva ce l'ha mandato in autotreno in paradiso, quando, se non ricordo male, 1 milione di anime del Purgatorio le apparve un giorno dicendo: guarda che tutti noi siamo andati in paradiso grazie a te. E dissero anche, lui era rimasta stupita, si è venuta tutta sta gente mandata in paradiso, dice grazie. E ricordati che l'ingratitudine non è mai entrata in cielo, quindi ogni opera fatta specialmente per chi è entrato nell'altro mondo, ecco, dove appunto l'ingratitudine non c'è, è anche indirettamente un regalo che facciamo a noi stessi, perché sarà ampiamente ricambiata, con preghiere, con intercessione e quindi con grazie, dai beneficiari delle nostre preghiere, delle nostre misericordie, delle nostre offerte. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis odie et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria, Patri et Filio e Spiritui Santo. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. O Gesù, dimitte nobis debita nostra, libera nos vigne inferni, dedoc in celum omnes animas preserti millas quae maxime indigent misericordia tua. O Maria, sine labor originali concepta, ora pro nobis qui a te recurrimus, pro omnibus qui a te non recurrunt, preserti in pro nemici sancte ecclesiae commendatis tibi. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes nostra, salve. Ad te clamamus exules filii Eve, ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra in los tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Nos cum prole pia, benedicat Virgo.